girone I. Buon pomeriggio amici di Serie C TV ospitata sulla piattaforma Eleven Sports. Buon pomeriggio da Danilo Sorrentino, benvenuti allo stadio Simonetta Lamberti di Scarpa. Aveva agito sempre nella posizione di terzino sinistro, occhio intanto ora al pallone per Cesaretti, beccato da Scarpa, Cesaretti e salva sulla linea. Ancora la Cavese con Fella al limite dell'area, Fella potrebbe andare anche a tiro, poi lo finta, serve Rosafio, controllo non ottimale, Rosafio ancora in area, va al tiro, poi va a servire Fella in velocità mentre è partito Agate in posizione regolare, Agate in area di rigore, Agate e il pallone che entra in rete, è l'1-0 della Cavese, segnato Vincenzo Agate. L'apertura su Gaeta in area di rigore, all'indietro verso della corte, il cross per Parigi e l'1-1, anzi no, fuori gioco. Parte proprio Scarpa e Bono vola a mezza altezza. Galli vuol vedere partire il pallone. Parte Favasuli, la tocca la barriera. Il pallone proprio per Scarpa. Al cross Scarpa, arriva Cesaretti e il pallone che sbatte forse anche sul palo. Piccolissimi passi. Parte Scarpa, il pallone che termina di un soffio. In questo momento sta giocando da prima punta, ma talvolta ha giocato anche da esterno. Intanto qui enesima apertura al bacio per Rosafio, si accentra, allontana a Campora, pallone recuperato proprio da Tumbarello, a prendere anche riposizione l'area di rigore. Parte Scarpa, il colpo di testa nell'area piccola, pallone girato, due parate, quella sulla punizione e poi quella successiva. Intanto qui plateale la trattenuta di Acampora su Nunziante, cartellino giallo, è il secondo per Pier Silvio Acampora che finisce al 44esimo. Anzi, poi irrompe Tazza della morte, il cross di Sapone per Cesaretti in posizione regolare che si divora il gol del pareggio. Incredibilmente il calcio italiano tra Serie B e Serie C. Tanto qui la spizzata di Alberti sulla quale tramontano le residue chance della Paganese di rimettere a galla questa partita. Il triplice fischio dell'arbitro, i titoli di coda, vince la Cavese 1-0 grazie a gol